got their credit. Signor Ministro, autorità civili, autorità militari, gentili ospiti, cari colleghi, prego mettetevi pure sul riposo. Siamo qui oggi per lanciare l'operazione Mare Sicuro. E la presenza del ministro Toninelli sta a significare ancora di più l'importanza di questa operazione. Un'operazione che noi, la Guardia Costiera, le Capitanerie di Porto portano avanti dal 1991. Siamo ormai giunti alla 28ª edizione. Inizialmente questa operazione si chiamava Spiagge Libere e Sicure, poi Spiagge Sicure, cambiò ancora nome in Mare da Mare e poi negli ultimi anni in Mare Sicuro, proprio per dare l'idea, il concetto portante dell'operazione. Un'operazione, signor Ministro, che come lei sa si svolge lungo gli 8.000 chilometri di costa del nostro paese e che vede 8.000 chilometri di costa, che è una distanza enorme, è come una lunghissima spiaggia. Le nostre coste sono una lunghissima e una bellissima spiaggia, è come se avessimo una spiaggia che parte da Roma e arriva a Pechino, tanti sono 8.000 chilometri. Una spiaggia bellissima che però va tutelata, e su questa spiaggia d'estate ogni anno si affollano 40 milioni di persone. Davanti a questa spiaggia ogni estate 1 milione di imbarcazioni, unità da diporto, navigano. Davanti a su questo mare, sul mare su cui si affacciano queste coste, sono 37 milioni i passeggeri che imbarcano sui nostri traghetti. Ecco, in questo contesto le Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, da 28 anni assicurano il loro servizio, la loro missione principale, che è quella della salvaguardia della vita umana in mare. Solo lo scorso anno abbiamo soccorso 1.700 persone, un numero impressionante, un numero grandissimo, e per noi quello del soccorso è la prima missione. Salvare una vita è qualcosa di importantissimo e di fondamentale. Su indicazione del ministro Toninelli, l'anno scorso abbiamo integrato questa operazione anche con una mirata e più accurata attività di controllo sull'uso corretto degli arenili e degli specchi acque. Abbiamo così sequestrato nella sola stagione estiva dell'anno scorso 620.000 metri quadrati di spiagge o di specchi acquei abusivamente occupati, pari a circa 120 campi di calcio. Ecco, per riportare l'uso regolare, l'uso corretto dei nostri litorali alla portata di tutti i cittadini. Io non aggiungerei altro sull'importanza di questa operazione, e ringrazio ancora una volta il ministro Toninelli per essere qui oggi a lanciare questa operazione, un'operazione, ripeto, molto importante, che mira alla salvaguardia di tutti coloro che fanno un uso delle nostre spiagge e un uso delle nostre acque. Ringrazio anche i colleghi delle forze dell'ordine, delle forze di polizia che sono sempre al nostro fianco in questo che è il nostro compito istituzionale. Per quanto riguarda le loro competenze e le loro attività, tutti insieme garantiamo la presenza dello Stato su questa parte importante del nostro territorio durante un periodo particolare, quello della stagione estiva. Grazie a tutti. L'intensificarsi di queste attività di prevenzione, di controllo, ma direi anche di istruzione, di aggiornamento, di informazione, perché oltre ad intervenire
ha detto benissimo l'ammiraglio Pettorino, a salvare vite umane di bagnanti o di diportisti, 1703 solo nell'anno scorso sono le persone che sono state salvate dalla Guardia Costiera, sono persone che per tutta la vita saranno grati ad un corpo tanto importante per il nostro paese e per la sicurezza. Questa attività renderà più serena la nostra vita in vacanza nell'approssimarsi dell'estate. Quindi la mia presenza qua ovviamente è per annunciare sì questa Mare Sicuro 2019, per mettere il carico della presenza dello Stato e per ringraziare sempre la Guardia Costiera e Capitaneria di Porto per l'attività che fanno e per il modo in cui la fanno. Posso permettermi di dirlo, vi faccio, ragazzi, insieme che rappresentate tutte le migliaia di vostri colleghi in Italia, un grande in bocca al lupo, mettetecela tutta, avete il governo dalla vostra parte e tanti milioni di italiani e di stranieri che stanno nelle prossime settimane, prossimi mesi arrivando a godere delle nostre bellezze, soprattutto del mare, dipenderà la loro qualità della vacanza, anche dalla nostra e dalla vostra attività. Io ringrazio tutti ovviamente. Già detto, già detto. Sì.